benvenuti a un nuovo appuntamento con il rotocalco ADN Cronos. Più trasparenza nell'uso dei fondi e maggiore cooperazione fra le diverse associazioni nazionali. Così Croce Rossa e Mezzaluna Rossa rispondono alle emergenze di conflitti e cambiamenti climatici, mentre la crisi economica riduce le donazioni e aumenta i costi di beni alimentari e materie prime. Cambiamenti climatici, crisi economica, conflitti etnico-religiosi, sono queste le nuove sfide che devono affrontare Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, a cui si risponde con più trasparenza e maggior coordinamento fra le 186 società nazionali unite nella Federazione Internazionale. Di questo hanno parlato a Roma un gruppo di società nazionali della Croce Rossa, dell'Africa, l'America Latina e l'Europa. È una cosa fondamentale dare trasparenza e sapere proprio il percorso di ogni singolo euro che viene donato, sapere esattamente come viene speso e come viene finalizzato. La crisi non pesa solo sulle donazioni, ma anche sull'aumento dei costi del cibo. Noi abbiamo assistito a un costo delle materie prime in Africa, soprattutto dei cereali nella zona del Corno d'Africa, dell'800% in 2 anni. Questo ha significato una povertà ancora maggiore, quella piccola borghesia che magari stava pensando di emanciparsi, riscivolare anche in quei paesi in una povertà estrema, facendo aumentare i bisogni in maniera enorme. A fare la differenza, per la Croce Rossa, è la federazione fra associazioni nazionali. La Croce Rossa non fa colonialismo, interviene sempre attraverso la società nazionale del paese che ha un bisogno e quindi chi sa leggere immediatamente il bisogno di quel paese, perché ogni nazione, ogni area geografica ha i suoi bisogni, il suo contesto culturale in cui bisogna ambientarsi e i migliori a saperlo fare sono coloro che ci vivono quotidianamente e affrontano quelle sfide. Quindi è la comunità che si prende cura di se stessa attraverso un aiuto che arriva dall'esterno. Ogni paese ha le sue esigenze. In Mali l'intervento francese ha permesso di mettere fine all'occupazione islamista di Timbuktu. Timbuktu è stata liberata, le grandi città sono state liberate, ma c'è tutta la regione circostante che non è stata totalmente liberata e dove rimane un problema di insicurezza. Con l'occupazione la gente non ha avuto il tempo di coltivare e seminare, per questo rimane l'insicurezza alimentare e sanitaria. Le strutture sanitarie sono state distrutte, bisogna ricostruirle. Le persone hanno perso tutto quello che avevano, i loro mezzi di sussistenza. Il loro bestiame è scomparso, la sfida è enorme. Va anche ripreso l'insegnamento. Le scuole erano state proibite. Perché le scuole, come le conosciamo, sono state interdite. In Centrafrica, i ribelli Seleka hanno appena conquistato la capitale, Bangui. La prima urgenza in questo momento è. La prima urgenza in questo momento è avere del materiale per il soccorso, delle medicine, dei viveri. La gente muore di malattie come la malaria, l'AIDS e la tubercolosi, perché qui non ci sono più ospedali, salvo a Bangui. Le altre associazioni della Croce Rossa daranno ora il loro sostegno a Centrafrica e Mali, dove serve anche la formazione di nuovi volontari. I militari italiani impegnati nella missione ISAF supportano l'attività di ricostruzione civile. Giocattoli, libri, matite colorate, quaderni e vestitini sono solo alcuni degli oggetti che i militari italiani impegnati in Afghanistan con la missione ISAF portano ogni mese ai bambini dell'orfanotrofio di Farah, che si trova proprio all'interno della città, a pochi chilometri dalla FOB Demonions della Task Force South. All'interno sono ospitati circa 250 orfani dai 4 ai 18 anni che svolgono attività didattiche e sportive. L'orfanotrofio di Farah può essere considerato una piccola parte d'Italia in Afghanistan perché è stato il contingente italiano a ristrutturarlo nel 2010 e sono i reparti italiani che si susseguono alla guida della Task Force South che continuano a supportarlo costantemente con donazioni, progetti e varie attività,
tra cui controlli medici, che i nostri militari offrono costantemente ai bambini afghani. La sicurezza e la pace in questo paese martoriato da anni di guerra e di conflitti interni si costruiscono anche così. Oggi in Afghanistan il contingente italiano conta meno di 3.000 uomini, schierati per la maggior parte nella zona di Herat, Shindand e Farah. La riduzione progressiva di responsabilità avvenuta nell'ultimo anno è stata resa possibile grazie all'assunzione diretta delle forze armate afghane nelle operazioni militari con gli italiani che garantiscono il supporto. Ritengo che operando in modo efficace nel 2013 e nel 2014 con un forte supporto internazionale, alla fine del 2014, quando chiuderà la missione ISAF come la conosciamo, saranno in condizioni di svolgere tutte le attività dirette di sicurezza sul terreno, sia come addestramento sia come capacità. Rimarrà la necessità di mantenere l'addestramento, di far crescere la loro maturazione e di fornirgli quel supporto necessario per svilupparsi nel tempo. Per poter consegnare le chiavi della sicurezza nelle mani degli afghani, l'Italia e gli alleati hanno costantemente privilegiato l'addestramento e la formazione delle forze di sicurezza afghane. Un percorso formativo che non ha trascurato il settore sanitario. Nella base di Camp Zafar, nei pressi di Herat, il personale medico italiano del Military Advisor Team supervisiona la qualificazione di alcuni operatori sanitari nell'attività di Ground Medical Evacuation, ovvero nel recupero d'urgenza sul campo dei feriti. Il nostro compito è quello di fornire un advising alle figure sanitarie preposte, fornire loro supporto attraverso i Military Advisor Team e i Police Advisor Team, che formano e cooperano con le figure sanitarie locali ed eventualmente dando loro il supporto che necessitano. Il trattamento che le figure sanitarie svolgono sulla popolazione è di un buon livello, quindi sono autonomi quasi in tutto, fermo restando le possibilità materiali e tecniche che hanno a disposizione. Sotto la sabbia si cela la vera prima linea di questa guerra. Il pericolo maggiore arriva dagli attentati provocati dai maledetti IED, come li chiamano qui, dispositivi esplosivi improvvisati che lasciano sul campo numerosi morti e feriti. Per far sì che la minaccia diventi sempre più facilmente contrastabile, l'obiettivo ultimo della NATO è quello di accrescere gradualmente le capacità delle forze di sicurezza afghane, che nella regione occidentale hanno raggiunto le 30.000 unità e hanno acquisito la leadership sulla sicurezza in oltre il 70% del territorio, nell'ambito del processo di transizione che si concluderà entro il 2014. Da Garibaldi a Mazzini sono soprattutto i protagonisti del Risorgimento a essere ricordati nella toponomastica, meno i viali o le piazze in memoria di pittori e scultori, ma sono le donne le più dimenticate. E percorse tutti i giorni senza prestare troppa attenzione ai loro nomi. Le strade uniscono il bel paese anche con le intitolazioni, che spesso le stesse da nord a sud raccontano la storia, la cultura, il passare del tempo. Negli oltre 8.000 comuni italiani il nome in assoluto più gettonato è quello della capitale. Ben 7.870 strade, piazze, viali o vicoli sono infatti dedicati a Roma. Il personaggio più celebrato è Giuseppe Garibaldi, seguito da Guglielmo Marconi e Giuseppe Mazzini. All'eroe dei due mondi e all'inventore della radio sono dedicate vie o piazze in oltre il 50% dei comuni. Sul podio dei musicisti Giuseppe Verdi, con oltre il doppio di dediche rispetto a Rossini, Puccini e Bellini. E se tra gli scrittori il nome più frequente sulle insegne stradali è quello di Dante, meno diffusi sono pittori e scultori. Tra gli artisti hanno comunque la meglio Michelangelo e Raffaello. Il Risorgimento, la storia moderna, le vittime della mafia, di sciagure naturali e poi grandi personaggi. Quindi oggi è una, noi diciamo, odonimia, cioè l'insieme dei nomi delle strade e delle piazze, molto celebrativa, molto commemorativa, al contrario di quanto non fosse prima del Risorgimento, tantomeno nel Medioevo. Nei cosiddetti gruppi tematici, quelli dedicati agli scienziati, ai poeti, ai musicisti, eccetera, si stanno aggiungendo delle categorie che fino a poco tempo fa era quasi impensabile, cioè i cantautori, attori e attrici di cinema, i fotografi, i fumettisti. Un aspetto invece dove esiste effettivamente una sottorappresentazione è quella delle donne. Approssimativamente solo il 4% delle strade è dedicato al gentil sesso e nella maggior parte dei casi si tratta di sante o beate.
Così, mentre ci si interroga sull'ipotesi di una donna per la prima volta al Quirinale, scorrendo gli stradali ci si accorge che la discriminazione parte dal basso. Proprio per invertire la tendenza è nato il gruppo Toponomastica Femminile, che chiede quote rosa ai comuni. Le donne della scienza sono poco conosciute e sono anche poco presenti nella toponomastica. Sono assenti le donne della politica, sono assenti anche molte donne della cultura. Adesso, a parte i nomi più ricorrenti come possono essere Grazia Deledda o Ada Negri o Maria Montessori, ci sono moltissime scrittrici del Novecento, poetesse del Novecento, che non sono ricordate e che sono praticamente assenti, oltre che dai libri delle nostre scuole, anche dalle strade delle nostre città. Sarà il desiderio di celebrare un personaggio a cui si è affezionati o la voglia di lasciare il segno battezzando un luogo cittadino. In rete il dibattito monta con vere e proprie petizioni. Da chi sogna una strada per Rita Levi Montalcini a chi ne vorrebbe una per Steve Jobs. Ed ora, come di consueto, la settimana dei fatti. Oltre 57.000 top manager e professionisti della comunicazione si sono riuniti a Milano per il World Communication Forum, l'incontro che ha visto la partecipazione di 135 relatori e 53 partner ufficiali e ha fornito l'occasione per fare il punto sullo stato della social economy, partecipare a workshop e intrattenere incontri one-to-one in un evento che per la prima volta ha riunito il forum della comunicazione e quello digitale. Fitta l'agenda di appuntamenti, tra cui il Business Roadshow, che ha portato i direttori della comunicazione a confrontarsi con le 6 più prestigiose aziende italiane, nella convinzione che è nella comunicazione la chiave per uscire dalla crisi economica. Un concetto confermato anche da una ricerca realizzata dall'Istituto Piepoli su un campione di 500 individui rappresentativo della popolazione italiana, secondo cui in soli 2 anni la percentuale di italiani che ritiene fondamentale il ruolo della comunicazione, in particolare nella pubblica amministrazione, come strumento per garantire informazione e trasparenza ai cittadini, è cresciuta del 12%. Sono immagini che arrivano dallo spazio, né astronauti al lavoro in orbita. Sono tecnici della Sogin, la società di Stato responsabile della bonifica ambientale dei siti nucleari italiani, che stanno smantellando una scatola contenente materiale ad altissima radioattività, il plutonio. E questi sono gli stessi tecnici che lavorano allo smantellamento delle centrali nucleari italiane. Un lavoro di bonifica che, secondo le stime di Sogin e Nomisma Energia, potrà generare 12.000 nuovi posti di lavoro nel nostro paese nei prossimi 15-20 anni. Posti di lavoro li sta già procurando perché di fatto con l'apertura delle autorizzazioni, i decreti di smantellamento, tutto quello che è l'attività a livello nazionale degli 8 siti sta creando posti di lavoro e opportunità di lavoro per le imprese. Infatti queste 350 imprese italiane prima non lavoravano per questo comparto, oggi sì. È un inizio, ovviamente le cifre stanno salendo perché il nostro piano industriale triplica queste attività entro la fine del prossimo anno e quindi dobbiamo, in questo momento dobbiamo spingere forte e lavorare, avere continuità, diciamo, in questa impresa. Intanto rimane ancora aperto il problema di realizzare un deposito nazionale dove stoccare i rifiuti nucleari, scorie che non vengono solo dalle centrali, ma anche dal settore della salute. Solo dalla medicina nucleare, per la terapia e la diagnosi di malattie gravi come i tumori, in Italia si producono infatti 500 metri cubi l'anno di rifiuti radioattivi.
questi materiali devono essere messi in sicurezza in maniera definitiva e totale. Non possono né stare sotto gli ospedali, nei cavoli degli ospedali, oppure essere confinati in maniera non definitiva e adeguata. Ecco, Sogin fa questo. E partendo da questo direi che un deposito di superficie dove ci sono, come in altri paesi, i prodotti medicali al sicuro, penso che sia un fatto positivo. Siglato da Wind un accordo con la cinese Huawei e l'italiana Sirti per la realizzazione della rete LTE. L'intesa, presentata a Roma dall'amministratore delegato di Wind, Massimo Ibarra, prevede investimenti in Italia da parte dell'operatore telefonico per 1 miliardo di euro in 5 anni, evitando ancora di più la cessione di quei 1.700 dipendenti che gestiscono proprio le attività della rete, considerate da Wind tra i principali asset strategici. Questo nuovo accordo è un accordo diverso perché riguarda lo sviluppo o i servizi di sviluppo per quanto riguarda l'implementazione del network di telefonia mobile, quindi non la parte dell'equipment ma la parte dei servizi. Quindi, per fare degli esempi, stiamo parlando dei lavori civili piuttosto che della ricerca di nuovi siti, piuttosto che degli scavi, quindi l'implementazione del network in tutte le sue tecnologie. Ed è anche rilevante dal punto di vista della difesa, se mi consente, l'italianità, perché uno dei partner è Huawei ma l'altro è Sirti, che è un'importante realtà italiana. Ha fatto molto bene in Italia, ma lo ha fatto anche quando le è capitato di farlo all'estero, e grazie a questo accordo ovviamente non solo garantiremo a Wind il fatto di continuare a crescere dal punto di vista della qualità del suo servizio, ma garantiremo ai nostri partner di poter avere un importante volume di business sul cui lavorare nei prossimi anni, con la tranquillità di poter crescere nel lungo termine. Con questo accordo Wind si appresta a realizzare la rete ultraveloce di telefonia mobile di quarta generazione, mixando il know-how e le tecnologie avanzate di Huawei e di Sirti. Chili, 1,5 metri di altezza e pelo grigio. È Amelia, il cucciolo femmina di cammello della Battriana, nato il 25 marzo scorso al Bioparco di Roma. Questo è un cammello del deserto del Gobi, un cammello domestico, e pensate, l'ultima nascita di cammello negli zoo è avvenuto nel 1987, quindi per noi è una grande novità, un grandissimo evento. Appena nata, Amelia era molto debole e non riusciva a prendere il latte dalla madre. Ad allattarla con un biberon ogni 4 ore, per i primi giorni sono stati i guardiani del bioparco. Recuperate le forze, Amelia si è avvicinata alla mamma e finalmente è iniziato l'allattamento. E nel weekend, subito dopo la nascita, al bioparco record di presenze. Oltre 18.000 persone, tra grandi e bambini, hanno visitato il giardino zoologico per conoscere Amelia. Questo era l'ultimo servizio. Se volete rivedere i nostri servizi, basta collegarsi al sito adnchronos.com. L'appuntamento con il rotocalco è per la settimana prossima.